Ero incinta di 9 mesi. Quando mi hanno arrestata e picchiata. Ho partorito prima del tempo all'interno della prigione. In seguito, sono stata liberata. Sapevo di dover fuggire. La tortura distrugge una persona fisicamente e psicologicamente, minando la sua fiducia negli altri esseri umani. Spesso, la tortura non lascia cicatrici fisiche, ma il corpo diventa il contenitore di una persona devastata. Dal 2014, Medici Senza Frontiere gestisce centri specializzati per riabilitare i sopravvissuti alla tortura. Cerchiamo di sanare le cicatrici più profonde e ricostruire la fiducia dei nostri pazienti nell'umanità attraverso equip di psicologi, medici, assistenti sociali, fisioterapisti e mediatori culturali. Ma il lavoro di Medici Senza Frontiere è una goccia nell'oceano. Ce ne sono migliaia che non possiamo raggiungere. A partire da gennaio 2017, Medici Senza Frontiere ha prestato cure specialistiche a più di 3.000 sopravvissuti a tortura,